Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. La vita e la carriera di Franco Franchi rappresentano un capitolo fondamentale nella storia della comicità italiana. Nato Francesco Benenato, il 18 settembre 1928 a Palermo, Franco ha trascorso i suoi primi anni in una città vibrante di cultura e tradizione, dove l'arte e l'umorismo erano parte integrante della vita quotidiana. Fin da giovane, Franco ha manifestato un talento straordinario per l'intrattenimento, esibendosi in spettacoli di strada e improvvisazioni che lo hanno reso ben presto una figura amata e riconosciuta tra la gente comune. Uno di 13 figli di un muratore e della mamma che si occupava della manifattura dei tabacchi, non ebbe nemmeno la possibilità di andare a scuola. Per tirare avanti, Franco Franchi si dedicò a numerosi lavori: il facchino, il banconista in una pasticceria e il madonnaro, attività che lo segnò per la vita con una devozione particolare alla Madre Santa. Ma quello che lo perfezionò furono gli anni tra i vicoli di Palermo, come artista di strada, e soprattutto nella piazzetta che porta il suo nome, dove iniziò all'età di 13 anni, facendo il saltimbanco su una sedia. Il suo percorso artistico è stato segnato dalla spontaneità e dalla genuinità che solo la vita di strada può offrire. Senza una formazione accademica formale, Franco ha imparato l'arte della recitazione e della comicità direttamente sul campo, attraverso il contatto diretto con il pubblico e la fatica di strappare un sorriso ai passanti con la sola forza della sua istrionica arte. È stato proprio durante questi spettacoli che Franco ha incontrato un altro giovane talento comico destinato a cambiargli la vita, Ciccio Ingrassia. Ciccio, all'epoca già capocomico presso una compagnia di giro, ha riconosciuto il potenziale comico di Franco e i due hanno deciso di unire le forze, dando così vita alla leggendaria coppia comica Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. L'affiatamento tra i due è stato immediato, e insieme hanno iniziato a lavorare su una serie di spettacoli e sketch che li hanno resi rapidamente celebri in tutta Italia. Nel 1954 Franco Franchi si esibì insieme a Ciccio Ingrassia all'ex Cineteatro Capitol di Castelvetrano, in quello che divenne il loro cavallo di battaglia a Cuore Ingrato. Da lì la costante ascesa della coppia nel teatro, nel cinema e anche in TV. Infatti è stato proprio il grande schermo a consacrare definitivamente il successo di Franco e Ciccio. Il loro debutto cinematografico è avvenuto nel 1960 con Appuntamento ad Ischia di Mario Mattoli, un film che ha catturato l'immaginazione del pubblico italiano e li ha lanciati alla ribalta nazionale. Da quel momento in poi, Franco e Ciccio hanno dominato la scena comica del cinema italiano, girando una quantità impressionante di film che spaziavano dal genere comico al drammatico, dimostrando la loro versatilità e il loro talento attoriale. Tra i film più celebri della coppia ci sono I Due Vigili, I Brutti di Notte, Ultimo Tango a Zagarolo, Indovina chi viene a merenda, e Il Bello, Il Brutto e il Cretino, solo per citarne alcuni. Queste pellicole, spesso parodie delle produzioni cinematografiche e serie dell'epoca, hanno confermato il talento comico di Franco e Ciccio, offrendo al pubblico momenti di puro divertimento e risate incontenibili. Ma il contributo di Franco Franchi al mondo dello spettacolo italiano va oltre il cinema. Grazie alla sua straordinaria capacità attoriale, ha affrontato ruoli più impegnati anche in altri generi cinematografici, dimostrando la sua versatilità e la sua profondità come interprete. È stato diretto da registi del calibro di Pierpaolo Pasolini, che lo ha scelto per l'episodio Che cosa sono le nuvole, di E capriccio all'italiana, e Giorgio Grimaldi, che gli ha affidato il ruolo di Don Chisciotte. Franco ha anche fatto parte del cast di produzioni televisive di successo, come Il Pinocchio di Comencini e l'episodio La Giara del film Caos dei fratelli Taviani. Anche nel mondo televisivo, Franco Franchi ha lasciato il segno, partecipando a numerose trasmissioni di successo e diventando un volto noto del piccolo schermo italiano. Programmi come Partitissima, Canta tutto numero 1, Canzonissima, Ieri e Oggi, Che combinazione, Dream, Bene, Bravo Bis e Avanspettacolo hanno contribuito a consolidare la sua popolarità e il suo status di icona dell'intrattenimento. Tuttavia, la vita di Franco Franchi è stata segnata anche da momenti di dolore e difficoltà. A causa di una forma ereditaria di cirrosi epatica, aggravata dal dolore emotivo e dalla preoccupazione dopo aver ricevuto un avviso di garanzia nel 1989 per associazione mafiosa, anche se fu successivamente prosciolto.
La sua malattia si manifestò con un attacco cardiaco durante le registrazioni di avanspettacolo nel luglio del 1992, portandolo rapidamente alla morte in pochi mesi. La scomparsa di Franco Franchi, il 9 dicembre 1992 a Roma, ha segnato la fine di un'epoca. Ma il suo spirito e il suo talento vivranno per sempre nei cuori di coloro che hanno amato e riso con lui. La sua eredità comica rimarrà un faro luminoso nella storia del cinema italiano, un tributo alla bellezza e alla potenza della risata. La sua memoria continuerà a ispirare generazioni di spettatori, ricordando loro il potere della comicità e l'importanza di un talento genuino e condiviso.